signor Banomo, lei sa dirci qualcosa per ciò che riguarda le porte della città di Potenza? Beh, le porte sono assai, le porte. Sì, vabbè, volevo sapere qualcosa un po' più del dettaglio. Beh, allora, fratello caro, trovi a fare un giro da Nusco, da Modrone, quello perché ci sono blindate, semplici, dipende uno, preventivo, quello che fa. Mi scusi, forse mi sono spiegato male. Io non sto parlando di queste porte, io sto parlando delle porte dell'antica cinta muraria della città di Potenza. Ah, le famose porte. E beh, quello ci sta, Porta San Luca, Porta San Giovanni, Porta San Gerardo, Porta, aspetta, c'era nato usando, Porta San D'Arsiero, Porta San D'Arsiero. Sì. No, che c'entra San D'Arsiero? Allora, San D'Arsiero non ha la porta. Senza porta San D'Arsiero. La crisi, pure il porto lei, vabbè, povera vita. Mi dispiace. Cerchiamo di metterci in impegno. Manca l'ultima. Sì. Allora, le donne, come si chiama? La quarta porta. Porta Tal. Porta Sal. Tal. Salsa. Porta Salsa. Porta Salsa. Sì, porta sì. Salsa. Che c'entra la salsa? Eh sì, ma perché voi dovete sapere che da Via Mazzini fino a Corso Garibaldi facevano conserva a ruota libera. Sì, le conserve di pomodoro. Esatto. Allora, no, diamo la via Porta Salda. Salda. Perché Porta Salda? Le spiego. Praticamente c'era un ponte levatoio che permetteva l'accesso all'antica cinta muraria della città di Potenza. Saldava il ponte levatoio e si poteva entrare a Potenza, capito? Ho capito. E quindi vabbè, ma si usava prima, ma non c'è più, sapessa che la porta usava. Giusto. Questa ragione. Ma sono le porte, le famose porte di Potenza. Le famose poste. Le porte, non lo so. Santa San Luca. Santa Lucia, chi? San Gerardo. San Giovanni. Porta Mendola, Porta della Trinità. A me sembra che sono sette. Ci sa dire qualcosa per ciò che riguarda la parata dei turchi? Beh, diciamo, la parata oggi come oggi è un'occasione in più per i ragazzi di farsi una cosa di soldi, così, vista la crisi. No, beh, volevo aggiornare. Attualmente durante la parata dei turchi non c'è nessuna retribuzione per ciò che riguarda i figuranti. Ma sono esauriti, si fanno tutta questa strada a piedi e anche gratis, se vai. Non è una questione di esaurimento, deve sapere il senso civico, il senso di appartenenza, l'emozione che riesce a dare la parata dei turchi. Beh, ti dico qualcosa però di più. Beh, allora io posso dire che sono un massimo esperto perché conosco uno degli organizzatori che è Tonino La Rocca. Ho capito di chi parla, il combiando Tonino La Rocca che rifece la versione moderna della sfilata dei turchi nel 1957. Però, un'informazione, lei ha visto per caso la nuova versione che viene fatta attualmente? Come no, io allora, l'anno scorso era a cena da amici, quindi non l'ho potuto vedere. Però l'ultima è stata proprio nel 1962, quindi... Un po' vecchiotta come versione, sono cambiate un sacco di cose nella nuova versione. Beh, oddio, che è cambiato? Scusa, c'è sempre CVD. Sì. Ci sono i turchi. È ovvio. C'è Utenbiet. Può mancare, è ovvio che c'è. E allora, che è cambiato? Sono 50 anni e sembra la stessa soffa. Quindi, vista una volta, visto sempre. In effetti, su questa ragione. Vabbè, voglio sapere da lei, ma fondamentalmente, qual è la cosa della parata che le emoziona più di tutto? Ma già essere onesto, guarda, la cosa che mi emoziona di più della parata a me sono gli sbandieratori. Sbandieratori. Gli elementi caratteristici sono, diciamo, la civiltà contadina, i nobili locali. Gli elementi, chi è? San Gerardo, no? Il figlio per culo, questo. Una cosa che rimpiango tantissimo sono gli sbandieratori, anche se non fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione. Ma sono sempre gli stessi, sono. Diciamo che è un po' un'insalata. Buongiorno signor Banomo, lei sa che la parata dei turchi è stata candidata a patrimonio immateriale dell'UNESCO? Niente di meno, sono soddisfazione, diciamo, per i potenzesi è una cosa bella, diciamo. Si dice potentini. Vabbè, ho capito, allora diciamo che per i potentini de Potenza è una soddisfazione. Si dice di Potenza. Per i potentini di Potenza è una bella soddisfazione, ma penso anche per qualche vignolese. Forse non ci siamo capiti, si dice pignolese. Dobbiamo darci un certo tono, una certa eleganza, una certa internazionalizzazione. Dobbiamo candidare la nostra fiata a patrimonio dell'UNESCO. Guaio, vieni un po' due agi a mettere tenda, perché a Potenza si parla un potenzese. E specialmente sotto San Gerardo si parla una tenga sola, quella di Michele da Potenza. Hai capito? State buono.
Dottoressa Pellettieri, facciamo un po' di chiarezza. Quante e quali sono le porte della città di Potenza? Beh, la città è un organismo in evoluzione continua, pertanto non ci sono state sempre le stesse porte perché la cinta muraria si è trasformata più volte nel corso del tempo. Sicuramente abbiamo notizie certe su come fosse la cinta muraria già in età angioina e quali fossero le porte in quel periodo. Erano probabilmente 6, da quello che viene fuori dalla documentazione, oltre Porta San Gerardo, San Giovanni e una porta di nome canonica che era vicino la chiesa di San Michele. Sull'altro versante abbiamo una porta Gillette, probabilmente situata fra Piazza Prefettura e Piazza Sedile, e una porta nuova che era nei pressi del monastero di San Luca. Un'altra piccola porta denominata Portaiola si trovava vicino le due torri. Con l'arrivo della famiglia De Guevara nella città ci fu un nuovo rifacimento della cinta muraria e la città divenne un pochino più grande. Ovviamente io quando parlo di cinta muraria mi riferisco alle mura, alle porte, ma una cinta muraria è fatta anche di torri. Ad esempio in alcuni casi come a Potenza, almeno in 2 casi, le torri sono anche torri campanarie, cioè di un campanile. Ad esempio qui a Piazza Sedile c'era la chiesa di San Domenico e il campanile della chiesa di San Domenico era anche una parte della una torre della cinta muraria. La stessa cosa era a San Gerardo fin quando non fu spostato il campanile dall'altra parte. Invece appunto con il Nico De Guevara e la famiglia De Guevara la città assunse una diversa conformazione, una forma urbana un po' diversa e le mura si ampliarono. Furono costruite altre porte, alcune al posto delle vecchie, quindi rimasero Porta San Giovanni e Porta San Gerardo. Al posto di Porta Canonica venne costruito il grande accesso urbano di Porta Salza, al posto di Porta Gillette molto verosimilmente Porta Mendola e poi al posto di Porta Nuova Porta San Luca. Ovviamente c'erano delle porte un po' più piccole, Portaiola, Portielli, che erano solamente accessi pedonali. Di quanti quadri è composta la Parata dei Turchi e quali sono gli elementi caratteristici? La parata è composta da 4 anni da 3 ambientazioni, una del XII secolo, cioè che è una scena di vita, sono scene di vita appunto di età medievale quando c'era San Gerardo, era a Potenza il Vescovo Gerardo, cioè dal 1111 al 1119. In questo quadro c'è il tempietto, ci sono i cinti e ci sono abiti di età medievale, di età insomma intorno al 1100. Nella seconda ambientazione invece c'è la vera e propria leggenda, c'è quella di Civuddino con l'harem, con i soldati, con l'esercito turco, con i soldati latini, con i soldati potentini, con le porte. E poi c'è una terza ambientazione che è un po' quella che apre la parata, che non fa parte della parata, ma è una specie di entrata alla parata nella quale abbiamo ricostruito quello che Riviello scrisse nella seconda metà del XIX secolo. Per questo io non sono d'accordo, perché qua turco non ci sono mai stati, non c'è proprio motivo per fare questa festa di turco.